Nella seconda festa di San Marco, segnata dalla pandemia, il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, celebra la messa solenne in basilica, stavolta davanti ai fedeli, pur distanziati, le autorità civili e militari, e in apertura dell'omelia ricorda il legame tra la festa religiosa dell'Evangelista Marco, patrono di Venezia e del Veneto, e quella civile. È anche la giornata in cui, come cittadini, ricordiamo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio di una ripartenza che non fu facile. Un legame con l'attualità segnato anche dall'omaggio del tradizionale boccolo offerto dai gondolieri al Santo Patrono. Il gesto di quest'anno assume un significato particolare in quanto dice la sofferenza dell'intera città e dice la volontà di ripartenza. Le genti venete devono essere orgogliose di avere San Marco come patrono, ha detto Monsignor Moraglia. San Marco, patrono di Venezia, protettore delle genti venete, interceda per noi. Ci doni coraggio, prontezza, generosità per metterci alla scuola del Vangelo affinché impariamo anche noi a seguire fedelmente il Cristo. Buona festa di San Marco a tutti.